Grazie di essere venuti questa serata, che non sarà una classica presentazione di un libro come già ne si pensa, ma io spero che sia un'occasione per tutti di approfondire un po' attraverso la letteratura americana, la cultura americana e se possibile anche questo paese così strano con un americanista formidabile. Grazie alla Libreviario che ci ospita e vi presento il professor Alessandro Cordelli, intanto con le sue stesse parole, dice di se stesso: le mie passioni sono l'uguaglianza, la libertà, l'insegnamento, la musica popolare, la memoria, ascoltare i racconti delle persone, i libri e i film e il rock and roll. Avevamo preparato un sottofondo con Springsteen, purtroppo non le casse, ci dispiace tantissimo. C'era sempre nella mia mente. C'era una colonna sonora e vabbè, niente. Dicevo di queste sue passioni, che sono passioni concrete, che costituiscono la sua vita professionale, ma anche il suo grande impegno politico. Ha insegnato per molti anni letteratura americana all'Università La Sapienza di Roma e ha diffuso così la cultura americana che lui ama, da Woody Guthrie a Springsteen, appunto, da Mark Twain a Don DeLillo. È un grande teorico di storia orale, o meglio, dell'uso delle fonti orali in storiografia, che egli stesso definisce arte dell'ascolto e della relazione. E così scrive, in tanti libri ha scritto, ciò che raccontano testimoni e superstiti dell'eccidio delle fosse ardeatine, oppure degli operai delle acciaierie di Terni, o ancora i minatori di Harlem nel Kentucky. Ha fondato e presieduto il Circolo Gianni Bosio per promuovere la conoscenza critica delle culture popolari, collabora con la Casa della Memoria e della Storia di Roma e scrive, o ha scritto, non so se scrive ancora, articoli per il Manifesto, scrive ancora, e perché il Manifesto... E adesso sono raccolti nel libro Desiderio di altri mondi, che vi consiglio, che è una specie di, è stato pubblicato nel 2012, è una specie di autobiografia militante e devo dire che ha un modo davvero ironico e originale, spesso striglia la stessa sinistra a essere meno conformista e banale nella sua lettura della realtà. Quindi le parole che tornano e si ripetono, coniugate in vari modi nella sua biografia, sono storia, memoria, cultura popolare, usate però sempre in modo rigoroso e senza accenti retorici, sfidando spesso la nostra pigrizia intellettuale e i nostri preconcetti ideologici. Ora dico al professore e anche a chi non è del circolo, chi siamo noi, il circolo dei lettori Psilamba, e lo dico con le parole che Cordelli usa per Springsteen: siamo lettori comuni, gente normale che legge libri per piacere o per conoscenza, ma senza farlo per mestiere, senza appartenere alla sfera dei letterati di professione. Le persone, in fin di conti, per le quali i libri dovrebbero essere scritti. Ci incontriamo da 4 anni, una volta al mese, presso la libreria Arion via Cavour, e una volta al mese noi decidiamo democraticamente il libro da portare e da leggere. Tra gli altri abbiamo letto Santuario di Faulkner, Pastorale americana di Roth, Amatissima di Toni Morrison, Ritratto di signora di Henry James, Furore di Steinbeck, Stone di Williams, Manhattan Transfer di Dos Passos e per ultimo, ahimè, Follia di Clint Eastwood. Per niente. E sono state, in genere noi facciamo letture abbastanza casuali, dettate un po' da quello che ci piace in quel momento, da quello che ci attira. Però devo dire che alcuni di questi libri americani ci hanno davvero fatto discutere molto, in particolare Amatissima di Toni Morrison. Dopo spero che riusciremo a parlarne un po' di più, perché anche il suo saggio su canoni americani c'era lì. L'abbiamo trovato difficile anche, quasi difficile. Insomma, poi quando abbiamo visto canoni americani abbiamo detto che non potevamo più rinviare questo incontro con Cordelli. Allora, Canoni americani è stato pubblicato nel 2004 da Donzelli.
e dico solo brevissime cose su questo libro. La prima, che mi sembra proprio il filo portante del libro, è il titolo, Canoni al plurale, che sottolinea che l'America, la sua molteplicità, non può essere capita se pensiamo a un unico filo dal quale far derivare tutto. I fili sono svariati, si intersecano, si aggrovigliano e confliggono tra loro. Però Portelli dice una cosa in più, dice non si tratta solo di estendere un canone, ampliarlo per far entrare i neri, gli indiani, le donne, gli operai. Si tratta, lo dice proprio lui, di fare a pezzi l'idea stessa di canone, con la sua pretesa di unità e organicità, che mi sembra proprio coerente con tutta la storia di Portelli e con i suoi interessi. L'altra cosa che mi ha colpito molto del libro e che ci ha colpito nel gruppo è che è un grandissimo appassionato del linguaggio e lo si capisce dalla cura e dal rigore con cui tratta le singole parole. E è veramente un piacere seguirlo nella lettura che lui fa dei libri, nel percorso che traccia a partire da una singola parola. Per esempio sono bellissime le pagine sulla parola fence, limite, steccato, confine, oppure su huddled, che è questi uomini e donne raggomitolati nel libro Furore di Steinbeck. Oppure ancora la parola garbage, si dice garbage, non so, rifiuti, immondizie, garbage, in Don DeLillo, e ancora hand, che è sia mano sia operaio, e la ritroviamo in un grande racconto che vi consiglio, La donna di Curl, di Rebecca Harding Davis, di cui il professore ha curato la prefazione di questi racconti. Sono parole che sono metafore e che in tutta la letteratura americana, dice Portelli, collegano il piano materiale al piano morale. E l'ultima cosa, il senso un po' di questa serata. Leggendo queste cose di Portelli mi sono ricordata di un seminario che feci alcuni anni fa all'Università La Sapienza di Roma su il romanzo come fonte storica. Parlavamo un giorno del dottor Givago e la professoressa ci raccontava delle vicissitudini, la censura, eccetera, eccetera, sempre in maniera un po' teorica, astratta. Poi a un certo punto una ragazza giovanissima disse: per me l'hanno censurato perché il comunismo aveva paura di ciò che non poteva controllare, cioè l'amore. E le sono scritte queste cose, perché per me è stata proprio una grande rivelazione di, ho capito l'impatto che può avere un libro in un contesto storico e che il libro racconta molto più a volte di un romanzo, a volte racconta molto più che un saggio storico. Portelli nella sua prefazione ci racconta che questo libro è una raccolta di saggi, sono nati separatamente dagli anni 90, ma attraversano l'America fin dalla sua fondazione, dai suoi dilemmi antichi alle sue tragedie presenti, e che esplorano temi fondamentali quali la libertà e il suo rapporto con l'uguaglianza, la democrazia, la giustizia, insomma l'identità di questo paese. E alla fine dice, l'autore dice, se la letteratura non ci dà una mano anche a interrogarci, orientarci sulla realtà, diventa un povero gioco autoreferenziale e poltronico. E noi del gruppo siamo, del circolo psicologico, siamo molto d'accordo con questo, per questo abbiamo voluto fare questa serata, che questi libri non restino polverosi. Allora, no, per cominciare, siccome ce lo siamo chiesti tutte nel gruppo, che cosa, le cito una cosa che ha detto Filippo Laporta su Diario del Patriota Perplesso, e dice che lei dopo un soggiorno con degli amici americani disse questa frase: ma mi farebbe poi tanto schifo vivere qui. Allora le volevamo chiedere, ma che cos'è che l'ha appassionata davvero di questo paese degli anni 60 e che sia ancora adesso c'è questa passione per questo paese? Onestamente non lo so, direi che è cominciato, beh, uno che è della generazione anni 50. Peraltro riconosco benissimo quella frase sul rapporto tra comunismo e amore, perché qualcosa di molto simile ha detto anche Rossana Rossanda a suo tempo, proprio sulla difficoltà di far entrare tutta una serie di elementi. Lei poi parla specifico della morte, ma in generale, ma, dentro elementi fondamentalmente umani universali, dentro una
teoria di tasse, insomma, no? Quindi questa mi pare molto sensata questa osservazione. E diciamo, la generazione anni 50, quando ho cominciato a insegnare in teoria americana, ho cominciato a rendermi conto che io stavo facendo autobiografia, cioè stavo parlando dei film che avevo visto, che lì si vedevano i film americani, anche perché il neorealismo i bambini non ce li portavano a vederlo, ma vedevamo i western facendo il tifo per gli indiani, naturalmente ogni volta, non per motivi politici, ma perché erano molto più pittoreschi, c'erano le penne e noi... E io avevo le galline a casa e quindi io mi identificavo più facilmente. La musica poi che uno comincia ad ascoltare, secondo me una delle svolte mie personali è stata quando mia madre insegnava inglese e a un certo momento i ragazzi hanno cominciato a portarle i dischi perché lei gli trascrivesse le parole e lei li portava a casa e io lo sapevo. Il giorno in cui lei portò a casa Diana di Polanka è una svolta biografica per me decisiva. Tra l'altro io facevo francese a scuola, ma non pensavo di... Perché improvvisamente mi accorgo che insomma, quando un ragazzo nel 56, 57, 58, che idoli aveva? Aveva gli stessi idoli dei genitori. Boniperti, cioè Coppi, cioè se seguiva la musica, cosa che non facevamo, era Nilla Pizzi o Claudio Villa, cioè lì scoprire che esistevano degli idoli che avevano la nostra età e che parlavano per noi, no? Quella per me è stata però veramente una svolta, ribadita poco tempo dopo dalla lettura ritardata, ma ancora più in tempo a del Giovanni Holden, no? Cioè, scoprire una cultura americana in cui quelli che avevano la mia età, come dice una canzone di Pat Boone, una pessima ipocrita canzone di Pat Boone, tra i 13 e i 20 anni, però allora mi piaceva perché, esistevano come identità sociale riconoscibile, non semplicemente come... o bambini ritardati o adulti in preparazione, ma proprio specificamente. E poi di lì, subito dopo, lì scoppia Berkeley e tutta la cultura, cioè l'idea di una cultura giovanile, no? Questa, io credo che generazionalmente sia stato un dato molto importante. Poi aggiungerei, ci sono questi due aneddoti con cui introduco il libro, anzi vedi leggo. Ecco, perché secondo me spiegano tutto. Allora, uno è Giovanni Trapattoni, che non è esattamente un'autorità sulla cultura americana, era commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio e veniva criticato perché praticava un gioco troppo tradizionale, troppo poco moderno. E allora, appena nominato segretario della nazionale, segretario politico, commissario politico della nazionale, in un'intervista lui dice: c'è chi ogni tanto preferisce leggere un libro moderno e c'è chi preferisce ancora la letteratura dell'Ottocento, Steinbeck e Hemingway. Cioè, per Giovanni Trapattoni, altro che lettore comune, Steinbeck e Hemingway sono una classicità, no? Poi c'è invece un libro, un'autobiografia di Marcella Vivaldi, che è un'autobiografia di una signora ebrea che è riuscita a scappare alla Shoah, e lei racconta un altro episodio. Venezia, 1944, è un gruppo di signorine universitarie di Ca' Foscari che conversano con un giovane intellettuale che poi scopriremo si chiamava Pier Maria Pasinetti, destinato, e loro gli dicono che studiano francese e lui: ma come, il francese è una cultura vecchia e sorpassata, è l'inglese che dovete studiare, la cultura ora viene dall'America, non avete guardato i film né letto Steinbeck o Hemingway? Allora la domanda che uno si pone è: come fanno Steinbeck e Hemingway a essere metafora della innovazione nel 44 e della classicità e della tradizione nel 2000?
no? Cioè, come fa questa cultura a essere contemporaneamente conformista e anticonformista, se vogliamo, cutting edge, no? Avanguardia, sperimentalismo, cutting edge sarebbe la lama che taglia del coltello, sperimentalismo, se uno pensa a quello che ha voluto dire Hemingway, no? La colloquialità, il linguaggio comune, eccetera, e contemporaneamente invece, appunto, cose che vanno bene per noi lettori comuni, perché io ho cominciato a fare l'americanista di mestiere che avevo 30 anni, prima li leggevo e basta, no? Ecco, quindi questa qualità, questo che in fondo poi è la capacità di inventare nuove forme d'arte che siano contemporaneamente audaci e popular, no? Parlo dal grande cinema a Bruce Springsteen, insomma. Ecco, questo a me colpiva molto. Qui altri due aneddoti. Uno, mi è capitato di citarlo recentemente, non riesco più a trovare la fonte, ma secondo me è stato solo in conversazione. Domenico Stannone una volta disse che l'innovazione della lingua italiana è passata attraverso le cattive traduzioni dei romanzi americani e dei film americani. Cioè, per poter far entrare in Italia questa cultura ci siamo dovuti inventare, anche non capendo, no? E l'errore è spesso elemento di innovazione, perché per sbagliare devi avere un po' di immaginazione. Ecco, abbiamo dovuto cambiare il nostro linguaggio. A me viene in mente, perché ne parlavamo, mi capiva di parlare continuamente in questi giorni, non capisco perché, il giovane Holden, dove per poter tradurre in italiano old Phoebe, Phoebe ha 3 anni, la vecchia Phoebe, abbiamo dovuto cambiare senso alla parola vecchio, no? E che da connotazione di età è diventata termine affettivo, abbiamo dovuto cambiare questo. E l'altra cosa che mi viene in mente è l'aneddoto che pure racconto qua di Beniamino Placido, il quale Beniamino Placido, di cui mi proclamo allievo e imitatore, era facendo un seminario nella nostra facoltà, raccontava questo episodio che negli anni 30, quando come dice Pavese, era il tempo in cui scoprivamo l'America, Vittorini, Pavese stesso, Calvino, i primi passi della Pivano, no? E lui domanda, lui più giovane, domanda a uno degli intellettuali degli anni 30, ma che ci trovavate in questa letteratura americana? No? E quello gli fa, ma hai presente l'inizio di Furore di Steinbeck? Oh, attenzione, Furore di Steinbeck è un libro che entra e esce dal canone, no? Cioè i criteri della critica letteraria, soprattutto la critica professionale, New Critics, postmodernismo, eccetera, eccetera, lo trovano un po' troppo volgarmente realista, no? E altri, come me, spingono per farcelo rientrare, no? E quello dice, è presente l'attacco di Furore? Ora, in realtà non aveva presente l'attacco proprio, perché la prima frase è le gocce d'acqua spaccavano le zolle, ma il primo capitolo, che comincia dal tubo di scappamento del camion usciva un sottile fumo azzurrino. Allora, voi vi immaginate uno scrittore italiano degli anni 30, l'età dei telefoni bianchi, parlare di camion, di fumi azzurrini e con tutte le connotazioni oscene possibili di tubi di scappamento, no? Ecco, questa cosa, e poi io mi ricordo la mia prima lettura di Steinbeck, forse un po' troppo presto, per cui l'unica cosa che io ricordavo di Furore quando l'ho preso in mano per rileggerlo, per segnarlo, era che era l'unico libro che io avessi mai letto in cui si parlava di gabinetti, cioè in cui a un certo momento c'è questa scena drammatica di questi due bambini che spingono lo sciacquone e sono convinti di averli rotti, non perché scende di tutta l'acqua, cioè. Insomma, il corpo e le macchine. Queste cose escluse dalla cultura, diciamo, voglio dire, quel corpo, abbiamo avuto Moravia, ma sempre di traverso, sempre di traverso. E quasi innominabili, una battuta che io, con cui ho afflitto generazioni di sei studenti, era: noi appartenevamo a una letteratura in cui se uno nominava una bicicletta lo chiamavano futurista,
no? E questi dagli anni 50, Emily Dickinson scrive una poesia in cui parla del treno, anni 50 all'800, del treno che fa un giro e poi gli viene a leccare i piedi come un cagnolino. Il treno, nel 1850, se lo viene a sapere, Oriani e Marinetti impazziscono, no? 100 anni dopo, 80 anni dopo. Questo. L'altra cosa, poi, di cui ovviamente mi sono innamorato appena ho cominciato a capire un po' meglio la lingua, beh, è stato l'uso del dialetto. C'è questa abusata e consunta frase di Hemingway, tutta la letteratura, in realtà non di Hemingway, di un personaggio di Hemingway, che dice, che spiega a un europeo, tutta la letteratura americana comincia con un libro di Mark Twain che si chiama Le avventure di Huckleberry Finn. Non è vero, perché voglio dire, prima dell'avventura di Huckleberry Finn c'è come minimo Moby Dick e la lettera scarlatta, tanto per dirne due, no? Però, che cosa intende dire? Che con Huckleberry Finn prende forma la rivendicazione di una diversità linguistica dell'America, cioè l'idea di non dipendere più dal gli Stati Uniti, uno dei problemi accademici, no, poi voi fermate che io mi c'è bello. Sì. Uno dei problemi accademici, qual è? Con gli Stati Uniti, ma anche con l'America Latina, è che siccome la nostra università è retta sul principio proto-romantico di un paese, una lingua, una letteratura, un paese come gli Stati Uniti che ha una letteratura che usa la lingua di un altro paese, non si riesce a riconoscere. No? Noi fino a 10 anni fa la letteratura degli Stati Uniti era considerata una provincia minore della letteratura dell'Inghilterra. Sarà, secondo me, diventato abbastanza il contrario. No? Voglio dire, capiamo Sadie Smith perché abbiamo letto Tom Morrison, ma non il contrario. No? E quindi questa idea, no? Che tu potevi scrivere un intero romanzo in dialetto. Voglio dire, Camilleri, ma 110 anni dopo, 120 anni dopo, e meglio in mente appunto come, insomma, come il nostro più importante romanzo ha per protagonista un operaio tessile bergamasco che parla toscano, no? Che è una curiosa contraddizione, ma siccome l'autore si è sciacquato i panni in anno non può far parlare Renzo Tramaglino come Renzo Tramaglino che non parlava, no? E penso anche a uno dei più bei romanzi del Novecento, che è Fontamara di Silone, dove nell'introduzione dice sono venuti a due, la racconta dall'esilio in Svizzera, no? Sono venuti a trovarmi tre contadini del Fucino e mi hanno raccontato quello che gli era successo, le lotte, gli scioperi, eccetera, eccetera, e lui dice me l'hanno raccontato nella loro lingua, ma per rendervelo credibile ve la devo, l'ho reso in italiano. Allora, qui è il punto. Mentre Silone, molto meritoriamente scrivendo un gran bel romanzo, non si sente pronto a far entrare in letteratura il linguaggio dei contadini del Fucino, Mark Twain dice a noi lettori colti, a noi di Boston, di New York, non capite il linguaggio dei ragazzi marginali, vagabondi del Missouri? Imparatevelo per una ragione fondamentale, poi dico un'altra cosa perché... e cioè che ancora a me mi aveva insegnato che con i propri sposi gli umili entrano in letteratura, negli Stati Uniti gli umili non esistono, perché? Perché c'era la democrazia, no? Questo significa che Huckleberry Finn, molto è giovane, ma quelli come lui appena crescono votano, sono cittadini, no? A differenza dei braccianti del Fucino, no? E a differenza dello stesso Renzo Tramaglino. Cioè questa dimensione qui, per cui l'unico romanzo in cui c'è la parola umili, lowly, è, guarda caso, La capanna dello zio Tom, no? Perché è Life among the lowly, vita fra gli umili, cioè gli schiavi. Ma gli schiavi stessi, nelle loro autobiografie, non si definiscono umili, mai. No? Cioè non c'è l'umiltà in questa letteratura. E questa mi pare una cosa decisamente molto bella, forse anche perché non è una letteratura cattolica, no? Ma mi pare una cosa molto, molto bella. E sulla democrazia, lei prima citava questo romanzo, questo lungo racconto di Rebecca Harding Davis,
1861, è un racconto di una maturità politica straordinaria in cui lei fa veramente un rapporto metaforico fortissimo tra emarginazione e oppressione delle donne e sfruttamento degli operai. E il racconto si chiama La donna di Corro, sono i residui della fusione della fucina. In italiano l'abbiamo tradotto, non so bene perché, Polvere di ferro. A un certo punto c'è questa straordinaria scena. C'è questo operaio, abbrutito dalla fatica, dallo sfruttamento, dall'ignoranza, forse anche dall'alcol, anche se no, con gli scarti della produzione fa delle opere d'arte, fa delle statue, no? Vengono in visita alla ferriera il figlio del padrone della ferriera e alcuni suoi amici, tra cui un medico, e in tutto l'Ottocento i medici sono la figura dei progressisti, che vedendo quello che lui fa gli dice: fai di te quello che vuoi perché ne hai il diritto. Allora lui dice: ah, e mi aiuti? Anzi, ah, e lei mi aiuterebbe? E lui gli fa: non ho i soldi, ragazzo. Ah, soldi? Di questo si tratta? Allora, ogni volta che facevo leggere questo romanzo, questo racconto, non so, sono 80 pagine, la reazione tipica dei giovani studenti alternativi e progressisti era: ah, l'ipocrisia della democrazia americana, dove ti dicono che sei uguale, hai possibilità infinite, però alla fine tutto dipende dai soldi. E sarà vero. Però per immaginare nel 1861 una frase del genere detta a un operaio tessile di Biella: fai di te ciò che vuoi, ne hai diritto, non esiste. E allora quello che dice Rebecca Harding Davis è: qui c'è una promessa che non è mantenuta, cosa che ripete una canzone, sia una canzone, no, Bruce Springsteen, no? Proprio, c'era anche una che si chiamava Promise, no? C'è una promessa che non è mantenuta, c'ho un diritto che, ho un diritto che non riesco a praticare. Nell'Italia coeva non c'era nessuna promessa e nessun diritto. Ecco, io credo che questa sia una delle chiavi della differenza. È anche una delle ragioni per cui, essendo stati a lungo praticamente l'unica repubblica e l'unica democrazia, continuano gli americani a credere di essere ancora l'unica democrazia e l'unica repubblica, non si rendono conto che qualcosa è successo anche al resto del mondo. Ma in quella fase lì, questo è il senso, questo è quello che dà il segno. E forse anche l'idea che tu scrivi per il lettore comune, perché il lettore comune è un cittadino, perché il lettore comune è un tuo uguale, non è tipo il lettore, è un cittadino tuo uguale. Scusate, io poi... Allora mi pare che viene a cascare bene la domanda appunto su questa democrazia e sui vizi di origine. Allora, premetto che la domanda non è mia, ma di una amica del gruppo, Zilamba, che oggi pomeriggio ha avuto un incidente in motorino, ma ci teneva che fosse comunque. E allora, Veneziana, sì, scusate, non ho detto niente. Intanto, e qui mi unisco, ringrazio per aver accettato l'invito e dirle la lettura del libro, è stato un vero piacere. E, in particolare, mi chiede di essersi appassionata al saggio su Mary Jane, sul tratto di Signora, per la parte appunto in cui parla della libertà di azione, di scelta, di spazio illimitato e della frontiera, questo confine in continuo movimento di cui Turner dice: la cosa più significativa da dire sulla frontiera americana è che giace sull'orlo interno di una terra libera. Poi ancora ricorda quello che lei scrive su Isabel, sempre sull'orlo di qualcosa, sempre così vicina all'orlo del lago, alla riva del mare, intenta addormentare l'orlo di un libro, ma mai la vediamo nell'atto di inoltrarsi nell'acqua, di aprire un libro o di leggerlo. E per finire ricorda sempre del suo saggio le parole che sono di Slotkin, se non sbaglio: quando l'America guarda al di là, oltre se stessa, vede libertà, innocenza, panorami democratici. Quando si guarda dentro, rischia di scoprire linee divisorie e confini fortificati con una guardia ad ogni passo.
E a questo breve preambolo lega la sua domanda, e questa la leggo, e dice: io ho sempre pensato che la democrazia americana si fondasse su due grandi crimini, il genocidio degli indiani e la deportazione e la schiavitù dei neri. Mentre per la schiavitù c'è stato un tentativo di elaborazione e di integrazione, tant'è che gli scrittori americani hanno il loro spazio nella storia della letteratura americana, Toni Morrison ha vinto un Nobel, e lei stesso fa iniziare la storia della letteratura americana, almeno in questo libro, con il poema di una scrittrice nata schiava, e aggiungo io, adesso hanno un presidente nero degli Stati Uniti d'America, quindi comunque l'integrazione in qualche modo è avvenuta. Diverso sembra la situazione per quanto riguarda i nativi americani, gli indiani d'America. Nel suo libro c'è un saggio dedicato alla letteratura dei nativi americani, però, dice Merenzia, ma siamo già alla metà degli anni 60. E gli chiedeva se ci può raccontare che spazio ha la presenza indiana nella storia della letteratura americana, se prima degli anni 60 non c'è stato niente, e in quest'ultimo caso perché. Beh, no, delle cose ci sono state, e anche se poi la irruzione, diciamo, del canone è di fine anni 60 con Nebraska Comedy, con Leslie Marmon Silco, James Welch, quella generazione. Prima ci sono alcune altre cose, qualche autobiografia, credo che ricordarmi il nome, Cordia Wea, che è un'autobiografia di una donna indiana di fine 800, su cui ci vorrebbe il mio collega e amico Giorgio Mariani, che sulla letteratura degli indiani d'America ha scritto le cose definitive. E poi invece molto le autobiografie. Le autobiografie narrate, cioè per esempio l'autobiografia di Aquila Nera, ma persino quella di Geronimo, persino da Roseduto, ma quelle per arrivare ovviamente a Arce Nero. Ora, la cosa interessante di queste autobiografie è che sono dei testi dialogici, cioè dei testi in cui in realtà quello che abbiamo è il tentativo da parte di un narratore nativo di farsi capire da un intervistatore, sono quasi tutte interviste, perché, no? Da un intervistatore europeo, euroamericano. Direi che il momento più alto è proprio Arce Nero. Perché Arce Nero, che noi leggiamo, vabbè, oggi è diventato pure un marchio di prodotti biologici, che è interessante perché diventa un marchio di prodotti biologici perché l'autenticità. Ecco, Arce Nero non ha quasi nulla di autentico. Perché? Perché per riuscire, intanto Arce Nero non è scritto da Arce Nero, ma è scritto da questo John Neihardt, che è un poeta che cerca di scrivere il poema, che scrive il poema epico dello stato del Nebraska, no? E Arce Nero, per spiegarsi a Neihardt, ritraduce in termini del nostro misticismo tutta una dimensione di spiritualità indiana che ha tutto un altro linguaggio. Punto primo. Punto secondo, Arce Nero faceva il chierichetto nella chiesa cattolica del suo villaggio. Questa cosa sfugge interamente e lui è rimasto un fedele partecipe della vita della parrocchia cattolica fino per tutta la vita. Quindi questa complessità, questa molteplicità di Arce Nero, questo fatto, questa dualità di Arce Nero, e come la dualità di Black Hawk, che per riuscire a spiegarsi al giornalista che poi scrive la sua autobiografia deve cambiare lingua, o Lone Wolf, no? Intanto è un elemento che ci perdiamo. E sulla dualità, la cosa più interessante, più definitiva, che la sappiamo tutti a memoria, l'ha scritta un grande intellettuale afroamericano, W.B. Du Bois, che nel 1903 dice:
noi sentiamo sempre questa Tunes, questa qualità, un nero, anzi un negro scrivevano allora, e un americano, queste due forze che stanno racchiuse nello stesso corpo scuro e che rischiano di farlo andare in pezzi, no? Questo lui scrive per gli afroamericani, vale per gli indiani, cioè tu devi pensare, insomma, gli elicotteri che bombardano l'Iraq si chiamano Apache, ma mica così, tanto c'è questa assunzione dei nomi indiani da parte delle squadre di football, dei simboli, gli ultras, ma c'è anche questa, per esempio, questa idea che se tu hai una cultura in cui non diventi adulto, se non hai fatto una guerra, e per l'unico modo in cui oggi puoi fare la guerra è entrare nell'esercito degli Stati Uniti. Per un giovane Apache diventare adulto significa andare in Iraq, andare in Afghanistan. No? E c'è, io credo che un disco bellissimo di canti indiani tradizionali che cominciano con Toco Seduto, che era un grande cantore tradizionale, e finiscono con i canti della guerra di Corea. Quindi questo star dentro e fuori che a me pare particolarmente affascinante, e non è un caso che i grandi romanzi degli anni, fine anni 60 e inizio anni 70, House Made of Dawn, Casa Fatta d'Alba e Cerimonia, cominciano con il trauma di un reduce indiano della guerra, no? Cominciano con questo, quindi con questo è un primo elemento, secondo me importantissimo. L'altra cosa che cioè il tentativo di far rientrare un tipo di narrazione che viene da un'altra cultura dentro i canoni, i criteri e le forme della nostra, significa che tu devi fare un'autobiografia. L'autobiografia ha un narratore solo, sia Lone Wolf sia Alce Nero in realtà sono racconti collettivi. Neinhardt lo dice molto bene, c'è Alce Nero che è seduto, accanto a lui c'è tanto il fratello, il figlio che traduce in inglese, perché Alce Nero racconta in Ojibwa, credo, non mi ricordo la lingua, no? Tanto c'è il figlio che traduce in inglese, e poi ci sono gli altri anziani della tribù che verificano quello che lui dice e che lo integrano e che intervengono a sua domanda. Cioè è una narrazione in qualche misura di gruppo, in qualche misura collettiva, che viene ridotta a un racconto personale, individuale, perché? Perché in una cultura che fa prevalere l'individuo sulla collettività, sono poi una autobiografia di gruppo, che peraltro è il titolo di un meraviglioso libro di Luisa Masserini, no? Storia orale e militante femminista, no? Ma un'autobiografia di gruppo tu non la puoi fare, no? Per definizione. E quindi è veramente l'aspetto affascinante di questi testi, è proprio il tipo di dialogo interculturale che li costruisce, cioè vanno cercati non alla ricerca della autenticità, ma alla ricerca della contaminazione, alla ricerca del racconto e del dialogo. E allora sono dei testi assolutamente, assolutamente affascinanti. Poi se noi pensiamo che questi scrivono in una lingua straniera, quando scrivono, ecco un altro, invece un altro testo, libro importante, fine anni 20, Laughing Boy, ragazzo che ride, di Oliver Lafarge. Oliver Lafarge è indiano, solo in parte la sua lingua indiana, però questo è forse il primo romanzo di formazione in cui il protagonista sia indiano, della fine degli anni 20. Poi però, diciamo, la grande esplosione comincia con il 69, Casa Fatta da. Andiamo con la letteratura afroamericana. Allora, innanzitutto ancora complimenti per questo libro che ci ha fatto sudare, ma è un vero cibo per la mente. Nel suo libro ci sono due capitoli che parlano di un canone femminile. Prima è quello sulla poetessa Phyllis Wheatley e quello su Pierre di Mervyn. Questo è un collegamento che io non avevo fatto. Cioè, i lettori vedono sempre nei libri delle cose che chi ha scritto non ci ha mai pensato. Grazie. Allora, della poetessa lei scrive:
La musa di Phyllis Wheatley è diversa. In primo luogo non ispira da fuori, ma assiste una creatività che viene da dentro, intrinseca appunto. E per questo invece che cantare o parlare o ispirare, aiuta a scrivere. Sembra che materialmente regga il braccio che scrive. Di Isabel invece ne scrive, la scrittura di Isabel non è una scrittura qualsiasi. Se la scrittura è ordine e controllo, questa è contaminata dal disordine e dall'emozione. Reca tutti i segni dello stato d'animo del momento in cui è stata composta. Femminile, che qui equivale ad emozionale. La lettera di Isabel sembra la materializzazione scritta di quel grido iniziale e ha l'effetto di scomporre ogni ordine e lucidità mentale. Quindi lo scrivere delle due donne viene messo in contrapposizione al modello tradizionale, dominante, razionale e maschile, che spira dall'esterno. La domanda, quanto quel canone letterario emozionale al femminile che appartiene alla poetessa Phyllis e a Isabel è presente ancora nella cultura americana? E quel canone è presente, per esempio, nel giovane Holden, nelle canzoni epiche di Springsteen come Il fantasma di Tom Joad e The River, o in Stoner di Williams? Dunque, vabbè, tanto l'accostamento mi piace molto. Tra l'altro, siccome il libro non è nuovissimo, uno non sempre si ricorda che cosa mi ha detto, però mentre leggevo, mentre venivo sul treno, dalla Giustiniana a San Pietro, l'aprivo a caso e l'ho aperto sul punto e ho detto ammazza però, gli Apollo, sul punto in cui dico Isabel is a bell, cioè Isabel è una campana, no? E mentre Pierre, che è il protagonista della sfida, è una pietra, no? E questa differenza fra la concretezza, la materialità legata alla scrittura e la inafferrabilità legata al suono è tra l'altro una delle cose per cui che non sono state lette in questo libro, cioè questo è un libro che è stato cioè fior di critica, ma è tutta dedicata alla crisi della figura dell'artista rappresentata dal disperato fallimento di Pierre. Il fatto che di artisti ce ne siano due, solo che uno è uno scrittore fallito, l'altro è una chitarrista. E allora è giusto uno che gli piace Springsteen non può accorgersi che c'è un artista che fa musica lì dentro, ed è la donna. Io ecco, diciamo, non sono sicurissimo che il modello della messa in crisi dell'ordine della scrittura sia specificamente femminile. Per esempio c'è in Pierre a un certo momento, lui il protagonista, che scrive una lettera al suo domestico e dice più o meno, e allora caro Deis, come va? Che stavo dicendo? Scrive così, no? E finisce dicendo mi senti? No? Cioè quello che viene continuamente messo in crisi è proprio è complessivamente la solidità della scrittura. Ed è complessivamente la solidità della scrittura per tutta una serie di ragioni. Ma dopo che ha scritto Isabel? Sì. Ma no, perché tutte le scritture sono così nel libro. Cioè, ogni tanto capita che c'è un manoscritto che dovrebbe raccontare la storia della famiglia, solo che non solo gli manca il finale, mancano le pagine, ma è scritto su carta scadente, inchiostro spavato, quasi. E anche a un certo punto c'è un libro che loro leggono, cioè, su carta scadente, inchiostro spavato. Cioè, le scritture si sciolgono, mentre ci sono momenti in cui i gridi si solidificano e rimangono lì fermi. No? In cui la musica di Isabel, non mi ricordo la citazione, ma è come congelata nell'aria. No? Quindi qui il gioco è proprio, è un gioco che secondo me nella letteratura americana è fortissimo, tra il mettere in crisi le scritture attraverso la voce non a caso che si hanno inventati i dischi, cioè hanno inventato la tecnologia che permette alla voce di diventare permanente. No? Che scrive il suono, il gran popolo. Cioè, ecco. In più, quindi, su
sul fatto che sia specificamente maschile o specificamente femminile non sono sicuro, anche perché Pierre è una figura di una sensibilità morbosa, esagerata, eccetera, no? Isabelle Chauvet. Ma dietro a questa dimensione sul piano, diciamo, psicologica, c'è una dimensione storica, e cioè questi benedetti Stati Uniti hanno due fondazioni. Una sono le scritture, nel senso la Bibbia, l'altra è la Costituzione, la prima Costituzione scritta del tempo moderno, addirittura che viene pubblicata direttamente a stampa. Allora, se tu cominci a mettere a dire guardate che prima delle scritture c'è qualcos'altro, allora queste scritture dell'origine diventano problematiche. Gran parte del lavoro che ho fatto sulla storia orale si è alimentato dalla lettura dell'introduzione alla Lettera Scarlatta, libro su una scrittura, no? In cui Hawthorne racconta di aver trovato un manoscritto in cui c'era la storia di questa donna, eccetera, e lui dice questo manoscritto era basato sulle narrazioni di persone che l'avevano conosciuta o che erano morti o altro. Quindi era basato sullo oral testimony, sulla testimonianza, quindi un manoscritto che si legge sulla testimonianza orale. Dopodiché dice tutto quello che io racconto riceve autorità e autenticazione dal manoscritto. Ma se il manoscritto non ha nuota su questo universo di inafferrabile oralità scomparsa, no? Che fondazione, che autenticità, che autorità c'ha quando scrivi, no? E questo secondo me è uno dei grandi temi di tutta questa ricerca. Quanto a Phyllis Wheatley, appunto, diventa interessante qui, ecco, questa è l'altra cosa che avrei dovuto dire sulla letteratura dei nativi americani, che mentre, diciamo, il canone è un canone che siccome identifica l'autorità con la scrittura, allora la mette in crisi con le voci, no? Se tu vieni dalla cultura, se tu vieni dall'Africa, o se tu vieni dalla cultura tradizionale indiana, cioè se tu vieni da culture dove l'autorità è la voce, il rapporto con la scrittura è tutt'altro. E allora, e non è che la scrittura metta in crisi l'autorità della voce, ma è come dice Simon Ortiz, che è un grande poeta del pueblo di Acoma, dice: scrittura e scrittura e oralità sono due momenti di uno stesso percorso, che è il sentiero del linguaggio, no? Mentre per Hawthorne, per Poe, allora, la voce è sempre voce della follia, peraltro voce della follia perché è voce del popolo, quindi è voce della democrazia, che è follia. Non ci dimentichiamo che questi, quando scrivono Poe, prima di lui Irving, la democrazia è un esperimento nuovo e pericoloso e mai provato prima, no? E l'idea che il popolo, identificato vox populi, che il voto, che in inglese si dice anche voice, voce, siano la fonte della sovranità e del potere, è una cosa sconvolgente. Una delle cose che più mi hanno divertito è stato quando, non mi ricordo bene per quale, per un esame di francese, mi sono letto Lucien Levin di Stendhal. Una riga sì, una riga no. Stendhal dice: io in America non ci vivrei per niente, perché sì, lì anche il mio calzolaio mi tratta da uguale. E già, e mi farebbe tanto schifo vivere in un posto del genere, forse no, però nel 1836 era come la rivoluzione bolscevica, no? Solo che da un po' meglio, ecco. Ma era un'innovazione assolutamente problematica, e allora tutto questo rimette in discussione le fondazioni. Simon Ortiz, Paula Ganal, grande critica teorica letteraria, la scena fondamentale di Cerimonia di Leslie Marmon Stilwell. Sto digredendo, però le domande si agganciano per lui. La scena fondamentale è quando questo ragazzo, reduce dalla guerra mondiale con un trauma pazzesco, non riesce a essere curato dai medicine men tradizionali. Perché? Perché
nelle guerre dell'uomo bianco tu uccidi il nemico senza toccarlo, e quindi il trauma è, no, che è abituato, che le cure che sono fatte. Allora lui va da un altro sciamano, meticcio, quindi vedete, non puro, il quale nella cerimonia usa i disegni sulla sabbia, eccetera, ma i calendari e gli elenchi telefonici, perché dice, spossessandomi dei calendari, degli elenchi telefonici, mi spossesso dei nomi e del tempo. Per dare gli elenchi telefonici, anzi, le scritture, addirittura l'elenco telefonico è forse la scrittura più scrittura che esista al mondo, perché gli elenchi sono una cosa che non si può fare a voce, ecco, no? Si può fare solo per scrittura. Quindi questo appropriarsi della scrittura senza metterla in contrapposizione, questo espandere il linguaggio dalla voce alla scrittura, è la cifra della letteratura degli indiani d'America. Peraltro, in tutt'altro contesto, c'è una poesia di Simon Ortiz che dice: sotto il cemento del parcheggio del supermercato gli antichi spiriti parlano e cantano. Cioè, noi c'è un altro tipo di scrittura che è la cementificazione, e però che non cancella, ma ci rende difficile udire queste voci qua. Quanto a Phyllis Wheatley è un po' la stessa cosa, cioè appunto io di messaggio faccio questa osservazione, che Phyllis Wheatley viene sempre presa in giro a quel tempo, perché questa è una ragazzina che a 7 anni viene deportata dall'Africa, messa a fare la schiava domestica in una famiglia borghese di Boston, a 15 anni ha imparato l'inglese, ha imparato a leggere e scrivere, sa a memoria la Bibbia, e a 17 anni scrive il primo libro di poesie di una donna mai pubblicato sul continente americano, nordamericano, ma la prima donna che pubblica un libro. E questo è la metà inizio, se vogliamo fare la storia della letteratura, diciamo che lei è cominciata. E lei viene immediatamente presa in giro, negata. Perché? Perché siamo in una cultura dell'illuminismo, cioè una cultura della ragione, che non riesce ad accettare che la piena umanità di popoli presunti senza scrittura come gli africani. E allora dicono, figuriamoci, è come un cagnolino ammaestrato. Questo è il grande critico Samuel Johnson, no? È come un cagnolino ammaestrato che sa solo imitare, imita i distici eroici di Alexander Pope, suo grande contemporaneo. Io gli faccio 2 osservazioni. La prima è che Alexander Pope a sua volta imita Omero. Se Alexander Pope imita Omero, è un classicista. Se Phyllis Wheatley imita Alexander Pope, è una scimmia. No? E questo è quello che è. Ma c'è una differenza. Alexander Pope, sia lei sia Pope, attaccano le poesie con l'invocazione alla musa. Ma Pope, che è uno che viene dalla scrittura, da una cultura alfabetica e tipografica, dice canta mio diva. Lei dice, non dice nemmeno scrivimi, dice per favore musa, aiutami a scrivere. E allora Pope, che viene dalla cultura della scrittura, cerca dalla musa la voce. Questa che nasce, perché lei lo dice, no? Intrinsic ardor, è il caldo dell'Africa, questa che viene da questa cosa, chiede alla musa un aiuto a scrivere. A me, tra l'altro, ecco, qui è una delle connessioni che uno fa ma non dice, ma questa idea che io ho, che lei pensa che la musa l'aiuta e muove il braccio, a me viene dal passo di Steinbeck dove il nonno dice che descrive l'atto di scrivere come leaning on a pencil, che è dove, cioè la matita è come la vanga, no? E allora questa immagine qui di Steinbeck mi ha illuminato l'immagine di Phyllis Wheatley. Però ecco, non è per caso che comincio con 2 autori afroamericani, Phyllis Wheatley e Olaudah Equiano, perché la grande differenza fra, poi alla fine, tra gli Stati Uniti o, diciamo, Brasile e noi è che ci sono i neri. E allora
non ci sarebbe il jazz, non ci sarebbe l'altro, non ci sarebbe il rock, non ci sarebbe neanche il blues senza di loro. E non ci sarebbe, qui Toni Morrison, un personaggio fondamentale, Playing in the Dark, no, che giochi nel buio, ti dice, qui, la letteratura americana si regge su, su un disperato tentativo di far finta che i neri non ci siano, cioè su un positivo lavoro di esclusione. Giovane Holden, ma Giovane Holden gira tutta New York, ma alla 110ª strada non la passa, a Harlem non ci va. No? E figuriamoci un po' l'Oster, per l'altro, no? Figuriamoci un po' l'Oster, no? Però ecco, qui il punto, la cosa assolutamente, assolutamente interessante è che o ci sono e allora sono un tratto di trasgressione, già in Moby Dick, no? Già in Moby Dick, o non ci sono e allora sono una denegazione, no? E tutta questa letteratura è retta su questa presenza. La lettera scarlatta, che ambientato con me nel 1649, cioè 15 anni prima che arrivasse un africano in America, ma scritta tra l'altro da un autore che io amo tantissimo, ma che era schierato elettoralmente con i sostenitori della schiavitù, c'è una quantità di figure dentro la lettera scarlatta, di materialità, di corporeità, di ombra, che in tutta la letteratura americana rappresenta la presenza dei neri, no? Quindi anche in un romanzo in cui i neri non ci sono perché non ci sono, e tuttavia quell'elemento rimane. Scusami, Danila, solo un attimo, no, siccome stiamo parlando di questa cosa, lei sia a proposito del film Fai la cosa giusta di Spike Lee, e poi anche parlando di Amatissima, di Toni Morrison, lei accenna un tema che sarebbe centrale nella cultura afroamericana, cioè la costruzione o ricostruzione dell'identità maschile, e anche sul saggio su Toni Morrison fa questo discorso del patriarcato, dello schiavismo. Ce la spiega un po' meglio questo problema dell'identità maschile? In che senso? Dunque, c'è un passo dell'autobiografia di Malcolm X che io trovo abbastanza indegno, perché quello è un grande libro antifemminista, in cui lui descrive, per cercare di descrivere qual era l'orrore della schiavitù, lui dice: pensateci, le vostre donne, le vostre mogli, le vostre figlie che venivano violentate, che venivano stuprate, e voi non potevate farci niente. E quello che è orrore non è la violenza sulle donne, è l'impotenza dei maschi. No? E questo è un tema che c'è in tutta questa letteratura, perché quando tu hai una cultura che si regge su un'immagine patriarcale in cui il marito, il padre c'ha l'autorità, e c'ha l'autorità perché è il provider, perché è quello che ti porta i soldi a casa e che porta i pantaloni, cioè, questa scena meravigliosa. Oh, io sto citando le uniche due pagine dell'autobiografia di Malcolm X che mi viene di prendere in giro, però è uno dei miei libri più amati. Ma quando lui descrive i rituali della mattina e il padre è il primo a andare in bagno, perché il padre guida la famiglia, è alla destra della famiglia, al cesso, come detto io, no? Ecco, questo ha una storia che comincia con il fatto che nella famiglia afroamericana in schiavitù, il maschio non ha alcuna autorità, non ha alcuna autorità. No? Nel senso che so che non è ciclo, insomma, la sopravvivenza della famiglia è assicurata alla pari dal lavoro dell'uomo e dal lavoro della donna. Ma in più aggiungiamoci che, data proprio la fragilità dei rapporti familiari, che sono più solidi di quanto non ce li raccontino generalmente, la grande maggioranza delle famiglie afroamericane non veniva divisa o altro, però gli poteva sempre succedere. La grande maggioranza delle donne nere non veniva violentata dal padrone, però succedeva, e come? No? Quindi erano esposte a questo rischio. Data questa grande difficoltà e fragilità, la donna garantisce, se non altro, la consapevolezza del rapporto del rapporto fisico, della generazione, insomma, del continente. E
penso all'attacco dell'autobiografia di Frederick Douglass, che è il più grande libro afroamericano dell'Ottocento, e lui dice: chi è mio padre non lo so, dicevano che era mio padrone, ma non lo so. E poi le uniche altre figure che lui menziona ricordando la sua infanzia sono la madre e la nonna, cioè, e allora questo poi continua dopo con la grande difficoltà che per gli uomini neri di esercitare il tradizionale ruolo patriarcale. Di nuovo, perché le pressioni sociali sulla famiglia, le famiglie divise, eccetera, ma persino perché il sistema dell'assistenza prevede che una donna con figli abbia diritto all'assistenza se non ci sono uomini in casa. E quindi i mariti scappano, si nascondono. Tutta la letteratura afroamericana ha come sottotema quello della inaffidabilità e fragilità dei maschi e quello della solidità delle donne, no? E quindi in Amatissima i maschi scappano, impazziscono, si infezzano, no? e Baby Sucks, le donne non stanno molto bene, perché poi Toni Morrison c'è un altro sottotema che è molto interessante e continua anche, che già è presente in Song of Solomon e continua a rimanere successivo, e cioè che comunque le comunità di sole donne impazziscono. No? Cioè lei insiste sulla perché il grande tema del femminismo afroamericano che lo rende diverso dal femminismo anni 60 e 70 è che le donne nere sono chiamate, si sentono chiamate a farsi carico degli uomini, e proprio perché questi sono perdenti, e quindi c'è e anche perché c'è questo curioso intreccio di essere oppresse sessualmente, familiarmente, da uomini che socialmente sono oppressi dal loro stesso oppressore razziale, no? Cioè tu hai con un tuo oppressore hai un oppressore in comune, questa croce, no? che è così diversa. Quindi da una parte c'è tutta una lunga storia che è quella dei tentativi problematici di recuperare la virilità nel senso patriarcale classico. Un esempio che a me pare clamoroso, le Pantere Nere, l'uso delle armi. C'è un racconto di Richard Wright su un ragazzo che crede di essere diventato un uomo perché c'ha la pistola, no? E cosa che secondo me ancora gira per il mondo. No. E invece tutto un altro filone che passa, che culmina secondo me nella figura di Bowdy in Beloved, di uomini che accettano la loro inadeguatezza, che accettano la loro fragilità, di uomini che sono capaci di spezzarsi, sono capaci di rompersi, sono capaci di piangere, che accettano questo e che quindi non rivendicano alcuna forma di dominio e di autorità. Quindi questo secondo me è diciamo, il tema. E in Amatissima, appunto, che è tutto letto molto giustamente come un romanzo sul rapporto madre-figlia, peraltro rapporto omicida, perché la madre gli taglia la testa alla figlia. Quello che, siccome lo leggono quasi tutte sempre le donne, una volta che lo legge un maschio si accorge che è pieno di riferimenti al rapporto padre-figlio, e questo rapporto passa sempre attraverso la violenza sulla donna. Che è molto diciamo che ti dice anche che ha in comune con il rapporto madre-figlia quello che è un elemento di distorsione profonda generato anche dall'amore e dalla schiavitù, che è quello del possesso, della proprietà, no? I am beloved, she's beloved and she's mine, no? È beloved ed è mia, e la stessa cosa è il padrone di Violetta, è mia, no? C'è questo passo della capanna dello zio Tom dove un gentile signore suddistasi è un po' disturbato dal
trattamento riservato agli schiavi sulla nave che li porta giù per il Mississippi, e il padrone dice: questo è un paese libero, questo è un paese libero, questo uomo mio ci faccia quello che mi fa. Al centro lì poi c'è questa idea di proprietà, che è un'idea che naturalmente passa attraverso, insomma, non c'è canzonetta che non ci dica tu sei mia, no? Che però è incarnato, reso istituzionale da schiavitù, dove veramente c'è un rapporto giuridico di proprietà. Buonasera. No, dice delle cose così stimolanti che di domande io ne farei una quantità. No, avevo chiesto prima di intervenire perché volevo riagganciarmi a quello che stava dicendo, in particolare su questa presenza afroamericana e quella indiana in tutta la letteratura americana. E infatti avevo segnato una sua frase nella prefazione di Canoni Americani, dove lei dice: la presenza afroamericana e quella indiana, il multilinguismo originario e poi quello degli immigrati irrompono nello spazio letterario, sia rivendicando accesso sia creando spazi alternativi. Ma si tratta anche di un altrettanto drammatico processo di rimozione e cancellazione. Tutta la letteratura americana reca il segno di queste presenze, sia quando le ammette nelle sue pagine, sia quando compie il difficile lavoro di fare finta che non esistano. Ecco, questa frase è stato il filo conduttore con il quale ho cercato di seguire insieme agli amici del circolo letterario queste pagine incredibili della letteratura americana. Però devo dire che il mio primo incontro con questo nuovo mondo e con il sogno americano è stato all'università. Tanti anni fa ormai, quando studiavo architettura, ho scoperto una parola innanzitutto: pionieri. Cioè, quando si parlava dell'architettura americana si parlava di pionieri. E già questa parola lasciava immaginare spazi immensi, per noi inimmaginabili. Il rapporto dell'architetto è fondamentalmente un rapporto con lo spazio, vastità sconosciute, ma insomma io vorrei intuire dietro questa natura molto forte, molto presente in tutte le opere letterarie. Prima lei parlava del primo capitolo di Furore. Ecco, io non so se si può leggere dietro questa natura tutto quello che è appunto il nuovo, il vasto, lo sconosciuto, il diverso, l'irrazionale, no? Questo irrompere di questa forza dagli indiani d'America alla tutta la cultura afroamericana. Ma io noto delle grandi similitudini tra la letteratura e l'architettura. E tutta l'architettura a cui mi riferisco, in particolar modo, è quella che va da fine 800 ai primi anni del 900, fino, non so, a Falling Water di Wright, che tutti conoscono. C'è un Bruno Zevi, ci raccontava all'università: l'architettura americana ha combattuto il classicismo, diviene democratica, popolare, perché riconosce che esiste una realtà non controllabile dall'architetto. Ecco, queste erano le cose che mi avevano sedotto da studentessa. E in più Zevi sempre sostiene: non c'è nessuna differenza nel linguaggio architettonico, quindi nella ricerca degli architetti, nessuna differenza tra la lingua scritta e quella parlata, che è quello che lei ci ha raccontato della letteratura degli scrittori americani, dove per lingua parlata intendo, come Zevi sostiene, che viene recuperata la forza espressiva dell'architettura primitiva, ignara delle accademie e degli stili formali europei. Quindi mi sono domandata se questa nuova espressività fosse dovuta ad una libertà dalla storia o anche ad un rapporto molto ambivalente, come lei sostiene, con la presenza di queste forti presenze, insomma, degli indiani neri d'America o dei neri d'America. Cioè, il selvaggio, appunto, è questa la forza che torna
nell'architettura organica e in tanta letteratura? No, intanto veramente neri e indiani sono immaginati come selvaggi da noi europei, loro non si ritengono selvaggi. Cioè, a parte, ricordate, viene sempre in mente a me Pascarella, quando Colombo sbarca, vede i primi indiani del 2006, e chi andare se sono selvaggio? Solo non si sentono questo, no? Anzi, nell'autobiografia di Paolo Epiano, quando lui, ragazzino africano, viene preso e caricato su una nave negriera europea, lui dice: ero convinto che saremmo stati divorati da questi selvaggi con la faccia rossa. Il modo come noi, come diciamo, gli occidentali li immaginati, sì, sono immaginati come i selvaggi, no? E quindi come i portatori di una fisicità incontrollabile, no? La mitica ipersessualità degli afroamericani, ma anche degli indiani, appunto essere di natura. Basti pensare che il Museo di Scienze Naturali a New York c'è tutta una galleria sugli indiani, che è scienza naturale degli indiani, però c'è, e tra l'altro è dove va il giovane Holden a vedere. Però alle spalle di questo c'è veramente una dimensione di spazio, c'è da dire che sono due, così a braccio, a occhio, perché una è questo tema assolutamente cruciale, che è la wilderness. Wilderness che vuol dire essenzialmente uno, per esempio, noi traduciamo in italiano la voce che grida nel deserto, quello che in inglese traducono voce che grida nella wilderness, che non è necessariamente un deserto, anzi la wilderness è magari la foresta, la giungla, e la wilderness è il luogo dove nessun piede umano è mai entrato. Appunto, ci sono entrati gli indiani, ma non contano, no? Però l'idea allora che tu hai a che fare con un luogo così totalmente nuovo, no? E quindi carico di pericoli e di possibilità. Penso al finale del Grande Gatsby, no? Quando arrivano i primi esploratori e vedono, il cuore verde di un nuovo mondo che apre possibilità infinite, poi se ne sono giocate, no? Ma ecco, quindi questa idea intanto di un mondo nuovo che ti permette di fare anche cose nuove e che ti minaccia, no? Perché da questo mondo c'è una storia meravigliosa che mi hanno raccontato a Harlan County, Kentucky, dove apparentemente è pure vero, la prima famiglia che arriva in questa wilderness nei Monti Appalachi va a vivere dentro il tronco cavo di un platano. Tra l'altro non è l'unica storia in cui i pionieri vanno a vivere nei tronchi cavi degli alberi, ce ne sono almeno un altro paio. Dove però prima di loro ci abitava un orso, il quale orso torna a casa, trova casa occupata e non so, e quindi tu da una parte altro che radici, no? Abiti dentro agli alberi, dall'altra gli orsi, no? Quindi c'è questa dimensione qui. E peraltro rispetto al rapporto con l'architettura, mi viene in mente un curioso gioco tautologico di Washington Irving, che descrivendo le colonne dell'Alhambra dice: sembravano i rami degli alberi delle nostre grandi foreste. Poi descrivendo i rami degli alberi delle grandi foreste dice: sembravano le colonne di una cattedrale. E l'uno designa l'altro, no? Però c'è anche più in là un'idea un pochino di spiritualità in tutto questo, no? L'altra dimensione appunto è quella dell'apertura, cioè la frontiera, e anche lì naturalmente questa immagine
delle terre libere. Per questi arrivano, vedono da, cioè, il fatto che ci abitasse qualcuno, ma non solo che ci abitasse qualcuno, ma pure che ci fosse libere. Hanno sterminato milioni e milioni di bisonti, no? Non solo migliaia e migliaia di indiani. Hai dovuto fare terra bruciata. Beh, devo dire, queste sono mie connessioni personali, ma è precisamente quello che i nazisti facevano, massacrando la popolazione civile per farsi spazio libero a mano che retrocedevano verso il nord, no? Perché sulle stragi fatte in Toscana, in Campania per esempio, dove partigiani non c'erano, era proprio questa terra bruciata, che è il libro della Gabriella Gribaudi sulla guerra al sud. Ecco, quindi l'idea è che tu questa terra è libera anche perché tu l'hai svuotata, però e qui c'è il grande dilemma di Turner. Turner scrive nel 1893 fa una relazione al convegno alla Fiera Mondiale di Chicago, altro interessante esperimento architettonico, no? In cui dice: guardate, ci hanno sempre raccontato che la democrazia in America deriva dal fatto che sono venuti qui quegli europei che desideravano la libertà, eccetera. Non è vero niente. La democrazia in America nasce perché c'è la frontiera. Nasce perché c'è la frontiera, che è un luogo dove siamo tutti uguali, dove tu puoi essere visconte o no, ma se non te la sai cavare da solo, dove ognuno deve contare sulle proprie forze, ma contemporaneamente c'è l'aiuto tra vicini. La scena che rappresentativa per me è sette spose per sette fratelli, quando mettono sulla casa, si danno sul tetto con tutti i vicini e poi loro fanno la cosa, che tra l'altro capita nelle campagne razziali, perché le spannocchiature del gran turco a turno le famiglie vanno di fattoria in fattoria, no? E quindi dove sei lontano dallo Stato, eccetera, e soprattutto questa straordinaria figura di possibilità. Il problema che c'è in Turner e che poi viene rappresentato eloquentissimamente in Ritratto di Signora e Le ali della colomba di James, è che questa terra libera è destinata a sparire, no? È destinata a sparire perché lui dice cioè, avanza il settlement, avanza la colonizzazione, no? E quindi quando lui scrive questa cosa, 1893, già nel 1890 era stato annunciato che terre libere non esistevano più, no? E non solo, poi lui scrive anche che la frontiera è la valvola di sicurezza che fa sì che in America non ci sia lotta di classe. No? L'ultimo disco di Bruce Springsteen cita a un certo momento il grande sciopero dei ferrovieri del 1877. Nel 1886, lo ricordiamo ogni anno, c'è lo sciopero dei cicli per le 8 ore, dove ammazzano poi i dirigenti anarchici. Nel 1893 c'è un altro enorme sciopero. E questo scrive che in America non c'è la lotta di classe perché c'è la frontiera. E quello è un dato ideologico, non è un dato. E la cosa che io trovo appunto affascinante è il Ritratto di Signora. Questo è un saggio che io ho messo 30 anni, perché nasce dal fatto che me lo fece portare all'esame il professor Lombardo e non mi piacque proprio per niente questo libro. E però però il problema che uno si pone è perché non mi piacciono. Cioè, E l'immagine che io avevo al centro era, infatti io dissi, il professor Lombardo mi voleva bene quindi non mi cacciò, però gli dissi: questo io lo chiamerei il ritratto di cretina, perché primo, a parte si accorge che Mascalzone va sposando, ma il secondo, ma soprattutto sta sempre con un libro in mano e non lo legge mai, no? E questo è un ruolo straordinario, no? È come me che cerco di farmi durare i capelli il più lungo possibile, no? perché è un libro sulla possibilità. Lei è sempre sull'orlo del lago, è sempre. E infatti, alla fine, quando erede un sacco di soldi, invece di usarli per sé, li investe su questo ingannevole marito che sposa, no? Ecco, la cosa
grande dilemma qui è proprio questo, cioè se tu hai un'idea di libertà che per essere tale deve essere infinita, come la eserciti la perdi, che dopo un'intera vita destinata, dedicata a questo argomento è la prima volta che mi viene in mente che questo è il finale del giovane Fontana. Non dire mai niente a nessuno, perché se io lo dici te lo perdi. Giuro che la prima volta che mi viene in mente. E questo ha a che fare con questa idea americana di libertà legata allo spazio. Cioè, non a caso poi Pionieri è il titolo di un romanzo di James Fenimore Cooper, quello dell'ultimo dei Moicani, no? In cui l'eroe è costruito sulla figura di Daniel Boone, grande protagonista della strada verso ovest, la cui frase preferita era elbow room, cioè ho bisogno di spazio per allargarmi, che vi dico è quello che promette la Delta Airlines, se prendete i voli in business class della Delta Airlines c'è più elbow room. Ma c'è anche una canzone che dice che in paradiso ognuno di noi ha da 50 miglia di elbow room, no? Paradiso è il posto dove t'allarghi, insomma per dirla con una banalità, ma in Italia la gente ti dice le parolacce se parcheggi troppo lontano, in America dicono le parolacce se parcheggi troppo vicino, perché il rapporto con lo spazio è proprio un altro, no? Ecco, e allora e dove lui dice quando arrivi al punto in cui puoi vedere il fumo della capanna dell'altro pioniere più vicino è il momento di andare avanti, di andare più a ovest, e infatti scritti non in ordine cronologico ma rimessi in ordine cronologico sono romanzi che, in cui il protagonista è all'inizio nello stato di New York e alla fine è nel Far West, ma proprio questo continuamente doversi spostare perché la civiltà ti viene appresso. Ecco, l'altra cosa interessante rispetto al rapporto con l'architettura è che lo scrittore più canonico che ci sia, che è Henry James, nella prefazione a Le ali della colomba descrive fare un romanzo e lui continuamente usa metafore architettoniche con metafore della forma, no? Perché la sua idea di romanzo, perché fino a quella generazione lì, fino alla generazione di Flaubert, di Turgenev, di James, di Conrad, di Forman Lockswood, di romanzo, era un genere di consumo, diventa arte, viene conosciuto, si proclama arte con quella generazione, e allora nel proclamarsi arte rivendica una consapevolezza della forma e del controllo, che è tutto il contrario di quello che fa Mark Twain, dove comincia per dire una cosa e finisce per dire il contrario, no? E questa cosa, questa idea di controllo gliela dà l'architettura, lui dice a un certo punto proprio descrive la scrittura del romanzo come la costruzione di una serie di muri concentrici, cioè va verso il centro anziché allargarsi, e altrove dice se tu immagini una sala ti devi immaginare veramente questa sala fino all'ultimo angolo anche se i personaggi non ci andranno, non basta, no? Cioè te lo devi immaginare tutto. Quindi il rapporto con l'architettura è un rapporto diciamo che ha a che fare con la consapevolezza della solidità della forma, e naturalmente il suo contemporaneo Mark Twain è proprio tutto il contrario, ed è Mark Twain quello che mette in scena la wilderness, la frontiera. In James quello che abbiamo è la perdita di questa cosa, no? La perdita, il fatto che, come dice Isabel, tu puoi avere tutta la libertà del mondo, ma nel momento in cui cominci a praticarla devi scegliere un angoletto, sempre c'è il film di spazio, un angoletto è coltivare qui. Sì, con l'ultima citazione un po' quasi anticipate risposta alla mia domanda sul tuo ordine,
Io me lo sono riletto in occasione della lettura del suo libro, perché è un libro che ho amato tantissimo e amo tantissimo il Giovane Onde. Lo trovo per certi aspetti universale, cioè struggente quasi, direi, questo ragazzetto e i suoi sentimenti. Però rileggendo il Giovane Holden dopo il suo saggio, mi è venuta in mente una cosa che un po' lei mi ha confermato, no? Proprio l'ultima parte del libro, dove lui è con la sorellina è sulla giostra e cerca di prendere l'anello d'oro, no? Holden la guarda e dice: avevo paura che cadesse da quel cavallo, ma non feci niente. Coi bambini la cosa è che se vogliono cercare di afferrare l'anello d'oro, bisogna che glielo lasci fare e non dici niente. Se cadono, cadono, ma non è bello se gli dici qualche cosa. Cioè, questo da una parte è verissimo, dall'altra è sconsolante. Cioè, io mi sono resa conto che lui, che se quando la sorellina gli dice che cosa vorresti, c'è una cosa che ti interessa nella vita, e lui gli dice: io vorrei fare il raccoglitore di bambini nella fegala. Cioè lui si sente di essere assolutamente solo, la crisi d'angoscia ce l'ha dopo quel brutto incontro, ho vissuto così male con quel professore, insomma, no? Quindi lui si sente assolutamente solo in questo momento. Supera forse questo momento di smarrimento proprio grazie alla sorellina, e però poi capisce che comunque lui, cioè comunque i ragazzini devono fare da soli, non c'è, e questo a me, rileggendolo adesso, mi è sembrato molto americano, cioè la soluzione americana che però lascia indietro tantissima gente, pensiamo al sistema, l'assistenza sociale in America, quello che è, cioè questo fatto che comunque devi farcela da solo è vero secondo me, però fino a un certo punto, se il bambino cade, prima non te ne sei accorto, avresti forse dovuto intervenire, se non l'hai fatto comunque devi intervenire dopo, non lo so, volevo avere un suo parere su questo, grazie. Bene, ha messo il dito esattamente su una cosa che io non avevo capito, e l'ho capita due o tre settimane fa, perché l'altra di cui sto continuando a parlare di Giovane Holden, è che mi è capitato di fare una lettura del Giovane Holden all'auditorio per questo ciclo curato da Greti, eccetera, un po' che non leggevo. E poi, il 16 luglio a Wikiradio riparlo del Giovane Holden. Ora, io, prigioniero di una tradizione critica, no? Come lo leggevo? Lo leggevo con al centro la figura appunto di lui che ferma i bambini prima che cadano all'abisso dell'età adulta, no? E non mi ero mai veramente soffermato su questa scena qui in cui lui dice: beh, se cadono, cadono. Allora, io credo che ecco, finora l'ho letta un po' diversamente, però insomma questo è che tu non diventi adulto se non attraverso l'esperienza. E il nodo di questo romanzo è proprio la difficoltà di attraversare questa fase intermedia che c'è, anche la scena famosa che agito sempre io, ma attraversare la strada e ha paura di sprofondare, no? Questa sua idea iperprotettiva nei confronti dei bambini. Beh, è un modo di tenerli confinati nell'infanzia che non crescano mai, e infatti uno dei grandi temi del libro è proprio di fermare il tempo, no? Fermare il lago del Central Park, eccetera, eccetera. Qui diciamo che c'è uno straordinario spiritual che dice: you gotta walk the Lonesome Valley, you gotta walk it by yourself, e nobody else gonna walk it for you. Tu la devi attraversare questa valle solitaria, la devi attraversare da solo, nessun altro può farlo al tuo posto. E credo che questo sia un elemento. La differenza forse che c'è fra questa immagine dello spiritual
che peraltro viene dal Pilgrim's Progress, dal viaggio del pellegrino, il quale Pilgrim's Progress è un viaggio che fa da solo. A me pare che questa scena che lei cita è comunque declinata al plurale. Se cadono, cadono, no? La sua giostra sta insieme. E poi lui sta anche accanto, no? Per cui lui non la raccoglie prima che cada, no? Ma se cade è lì l'aiuta, no? Fermo restando quello che dice sul sistema sociale americano, è verissimo, cioè l'idea che ricorrere all'aiuto del welfare eccetera sia umiliante, sia non sia un diritto civile, no? ma una dichiarazione di debolezza, che è una delle cose che spiegano la difficoltà che insomma un sacco di gente che si salverebbe la vita con la riforma sanitaria scende in campo protestando contro, perché pensano questa dimensione, cioè che se non ce la fai da solo allora lì intanto insomma a me sembra che la scena sia veramente una cosa sulla quale pochissimi critici, me compreso, saranno mai soffermati, e cioè l'idea che c'è una crescita in Holden in questa esperienza, no? Che lui prima pensa che i bambini bisogna dirgli di, e poi dice, oh, sai che ti dico, la vita è la loro, non le posso spiegare io. Questa scena qua è contentissimo che l'abbia letta, perché io non, in anni di letture, di insegnamento, di corsi e di tesi di questo libro, non me ne ero mai veramente accorto fino a un mese fa, e che tra l'altro ti dice quanto è divertente questo mestiere, nel senso che non finisci mai e soprattutto non si fonda su un principio di autorità. Che quello che hanno detto i critici non è tutto quello che si può dire su un testo letterario. Non chiedo più grande che tu, ma chiedo una cosa a proposito, adesso appena ricordato mi è stato venuto in mente la critica. Allora, mi spiega perché la critica totalmente ignorata, la critica americana, per anni un libro che abbiamo appena letto, scoperto, adorato, che è Stoner di Williams, non so se lei, perché è stato appena edito, tra l'altro, quest'estate, insomma l'abbiamo letto, e poi Budget Crossing, lei citava. Bisonti, che è sempre di Williams, autore di cui non si sa nulla se non che era assolutamente, so, poi ci siamo letti qualche cosa, perché la critica lo ha totalmente ignorato, cioè perché ci sono queste, come dire, omissioni? E un'altra domanda, ne avrei tantissime, però gliele faccio tutte insieme così al volo. Un'altra cosa, lei ha scritto un articolo molto bello che io avevo letto sul Manifesto alla fine sulle armi, non mi ricordo esattamente il titolo, era una strage americana, eccetera, insomma in America. E lei aveva detto una cosa che mi ha molto colpito, dice, queste stragi non le fanno mai le donne in America, no? Le fanno solo i maschi. E come dire, lì la, cioè mentre qui da noi le donne sono oggetto poi di violenza, bla bla, una alla volta anziché 10. Esatto, e lei diceva, è come se lì loro, questi grandi spazi, no? Loro mettono la bomba nel grande spazio, noi imitiamo la famiglia, però mi veniva in mente una cosa, e questa gliela chiedo. Come la mettiamo però con i libri, quindi la letteratura americana, che invece ci parla di questo, cioè Franzen, penso alle correzioni, penso anche a Libertà, ma soprattutto io penso a Rotterdam, cioè lo svedese e cioè Pastorale, di cui lei non parla. Allora le volevo chiedere perché non parla mai, non parlo del rot, quello, vabbè, che ho capito che si fa, insomma, le seghe, cioè no, ma quello che noi abbiamo amato, cioè lo svedese, e quindi la disgregazione. Poi avrei altre domande, ma casomai. Quando ricordiamo? Scusi, io ancora non lo so. Allora, la risposta alla domanda su Williams è molto semplice. Saprei perché la critica l'ha ignorato se io non fossi uno di quelli che l'hanno ignorato a loro volta.
non l'ho mai letto e quindi non lo so, e quindi può correre a casa e me lo procuro. Se posso dire una cosa, io sono uno assai poco aggiornato, no? Ho finito per frequentare molto di più, sto cominciando a leggere David Foster Wallace adesso, quindi avete a che fare con noi, alcune cose le sa, ma altre proprio, assolutamente no. Roth, a me è parso questo, io pastorale americano l'ho odiato, l'ho odiato perché è un libro assolutamente limpido, cioè è un libro in cui lui si vendica della generazione degli anni 60, no? In cui lui si inventa questa figlia terrorista, eccetera, come se rappresentasse l'intera generazione. E in cui c'è una pagina che a me mi ha veramente dato fastidio è quando racconta l'insurrezione del ghetto afroamericano di Newark e si inventa la figura della domestica nera fedele peggio di Via Colbert. Devo dire che la mia perplessità, quindi il mio rapporto era prima un rapporto ideologico, quindi sulla maestria della scrittura di Roth non c'è discussione, ma io ho continuato a leggere I Married the Communist, La macchia umana, eccetera, e ho continuamente sentito questo elemento di livore, no? E poi a me è parso che American Pastoral gli sfugga di mano la forma, curiosamente. Cioè questo rapporto fra il narratore Zuckerman e lo svedese, no? A un certo momento il narratore sembra scomparire, no? E quindi sul piano, diciamo, strutturale non va particolarmente convinto, però voglio dire, sto litigando con un pilastro, ecco, con un... Però ecco, questa è una delle cose che se ci avessi, come spero, altri 30 anni, potrei fare con Roth quello che ho fatto con James, cioè passare 30 anni a domandarmi ma perché non mi piace, alla fine trovare la chiave del perché non mi piace, e quindi fatelo piacere, però ancora non l'ho fatto. Devo dire essenzialmente questo elemento, insomma, questo elemento che è curioso poi in Roth, perché per esempio Mary the Communist è assai meno anticomunista di gran parte della letteratura degli anni 50 e 60, no? E tuttavia hai questo senso di uno che ha litigato col suo tempo, che non è una brutta cosa per un artista, no? Però qui proprio parlo da lettore, non parlo da professionista. A me ha dato questa sensazione di rigore che, voglio dire, siccome io mi sono letto uno dietro l'altro American Pastoral, Underworld di DeLillo e Mason Dixon di Pitch, un altro con cui ho dei problemi. Pitch non solo, soprattutto perché non sempre capisco che dice. No? Però, tre romanzi di 5, 6, 7, dalle 5 alle 800 pagine. Ecco, Mason Dixon, per esempio, è un testo molto interessante dal punto di vista delle cose che faccio io, perché è la storia di una linea, è la storia di come la Mason Dixon Line è il confine fra nord e sud, che dopo il 1820 diventa il confine tra gli stati in cui rimane legale la schiavitù e gli stati che l'hanno abolita, no? E lui racconta, e a proposito di spazio, questo è un libro d'architetti anche, racconta della spedizione dei topografi che devono segnare questo confine nella wilderness, dove i confini non ci sono,
no? Ed è il confine fra la Pennsylvania e il Delaware, cioè. E quindi su come, di nuovo, su come sono arbitrarie le scritture su cui si fonda questo paese. Underworld è un testo assolutamente molto complesso, anche quello è un testo che è di uno che col suo tempo ci ha litigato, no? E però con una capacità di sguardo critico, di presa di distanza che il Roth ne passa molto, molto minore. Però devo dire, diceva Mark Twain, le cose che io non so riempirebbero la Biblioteca Nazionale. Ecco, vorrei metterci la firma io sotto. Poi sapete che ho ossessionato dalla vecchiaia, forse c'era proprio, no, adesso non ce l'ho mai pensato di questa cosa, che ci sia proprio un problema anche di ossessionamento. Io è ossessionato dalla morte, dalla sua vecchiaia, così. Ci sono sospensi, vai. No, perché ovviamente noi amanti di Bruce Springsteen abbiamo letto tutto quello che lei ha detto, e tra le tante cose che ci avevano colpito, una in particolare, che lei ha detto: se per ascoltare Bruce si spendono anche solo 3 minuti della vita, insomma del proprio tempo, è valsa la pena perdere quei 3 minuti, perché da lui c'è sempre da imparare qualche cosa. Prima di tutto, che cosa? Perché al di là del fatto che noi siamo delle cultrici, amanti, fino a un certo punto, perché poi l'ultimo io lo amo un po' di meno, devo essere io personalmente. E poi lei dice che a livello musicale lui ha prodotto un rinnovamento nel rock and roll, c'è tutto il gioco con la parola rock, appunto, riprendo quello che ha detto Valeria all'inizio, insomma. E poi un'altra domanda: qual è il filone letterario a cui si rifà Bruce Springsteen? Perché io non riesco a vedere come intellettuale. Poi magari a certi livelli lo è anche, però insomma, Bruce lo vedo più altri. Come rocchettaro. Ecco, sì, insomma, come un rocchettaro. Poi adesso ha fatto anche delle canzoni insieme a Roy Orbison, ho visto che anche lei la ama. Io non venivo capita da ragazzina, ma lo fece conoscere un mio cugino. E quindi... Blue Angel. Sì, infatti. Possiamo aggiungere perché ha tradotto The Rising. Ecco, giusto, per esempio. Ah, però perché ho tradotto The Rising? Perché me l'hanno chiesto, l'ho fatto. Per passione. Ho tradotto anche l'ultimo. La cosa veramente paradossale di questi della Sony italiana, che ti fa tradurre i testi dei dischi e poi non li mette. No, io lo veramente paradossale, hanno fatto tradurre Tom Jones, The Rising, anche l'ultimo Wreck and Ball, poi con più disco non ci stanno, perché servono solo per i giornalisti. Allora, punto primo, fondamentale questa cosa, Bruce Springsteen non va, cioè c'è una serie di libri che leggono Bruce Springsteen alla luce del canone letterario americano, e allora ci mettono Mark Twain, per uno che scrive una cosa intitolata The River, si scatta subito Mark Twain. Ci mettono Emerson, su contare le sue proprie forze, eccetera, eccetera. E però sono operazioni che vanno esattamente nella direzione che dicevi prima, cioè di allargare il canone per farcelo entrare a tutti i costi, invece di dire: no, questo è un altro canone. Ed è il canone del rock, che è un'altra cosa, no? Che è un altro linguaggio, eccetera. Voglio dire, anche a me vengono dei riferimenti, per esempio quando lui in Born in the USA dice questa cosa, che ho fatto rispetto. Sì. Dice questa cosa straordinaria, che lui sta by the lights of the refinery, burning down the road, nowhere to go. No? Beh, 1749, il più drammatico sermone dell'evangelismo radicale americano, Alzheimer avanza per cui non mi ricordo come si chiama, Jonathan Edwards, dice precisamente la stessa cosa, solo che invece della raffineria è l'inferno, ma ti accorgi che sta parlando dello stesso fuoco, no? Non perché cita Jonathan Edwards, ma perché dentro, perché questa immagine c'è nella cultura. E io credo, diciamo, a
me Bruce Springsteen, tutto quel discorso che è un lettore, mi ha fatto effetto perché nelle famose, nel famoso disco Quintuplo dal vivo, siamo negli anni 80, no? A un certo punto lui dice, attacca, no? Per uno di questi che comincia dicendo, è appena uscito un libro che, ma si è mai sentito un Beatle o un Rolling Stone nominare un libro in un concerto, no? E poi tutto, cioè, tutto il prodotto di letture, no? Di film e libri. No? Per di più poi il libro di cui parlava era un libro su Woody Guthrie e quindi dico vabbè, questo ecco, e di nuovo proprio questo è il meccanismo, cioè una delle cose che Bruce Springsteen ti fa capire, se non l'avevi capita già prima, è che una cosa è essere intellettuali e un'altra cosa è essere intelligenti, e le due cose spesso coincidono ma non sempre, no? E soprattutto quando è, ecco, quando hai a che fare con un artista e beh, ragiona attraverso canoni e meccanismi che non sono quelli degli intellettuali. Io sono 40 anni che frequento Giovanna Marini, no? E se la dovessi misurare come intellettuale gli sparerei col mitra, però dice molta più verità di tutto quello che ognuno di noi riesce a dire. Perché? Perché è un artista, no? E nel caso di Springsteen lui riesce a cogliere alcuni elementi proprio della quotidianità, dell'esperienza, no? Che da una parte ti dicono, no? Queste due linee ci possono portare dappertutto, Thunder Road, no? E quindi della possibilità infinita, e dall'altra ti dicono ma manco per niente, no? È un po' come quella cosa che dicevo prima dell'operaio che dice sì, posso fare di me quello che voglio ma senza i soldi. E qui non è soltanto la questione dei soldi, è la questione dei rapporti, no? E quando, poi alla fine è questione dei soldi, quando lui, quando un'altra delle cose di cui mi sono innamorato, In the River, no? Tanto solo voi conoscete la canzone di Gualtiero Bertelli, Nina. Nina, ti sei ricorda che è la storia di loro che ci mettono anni di fidanzamento prima di andare a letto e finalmente sposarsi, poi lui è disoccupato e dice quando sei incinta che sono disoccupato. The River è più o meno la stessa storia, solo che avviene un po' di tempo dopo in un altro paese, quindi loro a letto ce l'hanno prima, però non vanno a letto, vanno a fare l'amore accanto al fiume, no? Il quale è proprio questa grande metafora di movimento possibile. C'è un'altra canzone, A Reason to Believe, dove lui parla proprio del fiume che scorre senza sforzo, no? E però dopodiché benissimo, solo che comincia dicendo una cosa terribile che poi ripete anche altrove, cioè io vengo da un posto dove quando sei un ragazzo ti insegnano a ripetere la vita di tuo padre, ma voi pensate a una società che si è retta sempre per generazioni sull'idea del fatto che no, che tu non ripeterai la vita di tuo padre, che tu andrai a stare meglio, e come coglie tanto subito la disperazione degli anni 70 e fino agli anni 2000 dove si riesce a rivedere la vita di tuo padre grasso che cuore, no? Ecco. E allora a 18 anni vestito di nozze e tessera del sindacato, che è straordinario perché è un mondo operaio quello di Bruce Springsteen, è un mondo operaio senza ideologia operaia, no? Il rock è musica operaia ma senza ideologia operaia, per cui che ne so, Little Richard dice è sabato sera, ho preso lo stipendio, ho preso la paga e vado a ballare al Union Hall, alla sezione del sindacato, mi va a ballare, no? E però ti dice appunto questo, a 18 anni la tua vita è già chiusa dentro istituzioni. E poi con un po' di genio appunto è come è il protagonista della canzone di Bertelli, Mary è incinta e lui è disoccupato e dice questa cosa meravigliosa, non c'è tanto lavoro on account of the economy. Allora primo fa questo gioco che tu fai come musicista o come poeta, cioè renderti conto
l'inglese è una lingua monosillabica e bisillabica. Quando c'è una parola di quattro sillabe è una parola problematica e soprattutto è una parola su cui tu puoi giocare ritmicamente, no? Perché economy in inglese c'ha due accenti, non è come economia da noi che ce n'è uno solo, perché l'inglese, lingua pigra, non ce la fa a reggere più di due sillabe con un accento. Allora una parola con due accenti, e quando vi parlo del fiume, il fiume scorre effortlessly, dove è geniale perché le F, le S e le L sono tutte ripide, no? E lui riesce a fare un intero verso con una parola, on account of the economy. Dove intanto questa economy è una parola astrusa, che vuol dire? No? Allora, ed è interessante il spostamento, on account, che è molto colloquiale, no? Il termine molto colloquiale, o the economy, che invece si avviene. Sono questo chiaro, quando c'è una parola inglese che noi capiamo perché somiglia al latino, gli americani non la capiscono, perché è una parola assoluta. Che è questa economia? A causa dell'economia non c'è il lavoro. E a me viene in mente che il presidente Coolidge, noto per la sua, per essere non molto più sofisticato di Bush, che era a Harding, uno di questi degli anni 20, che disse questa meravigliosa cosa: quando sempre più gente si trova senza lavoro, la conseguenza è la disoccupazione. Cioè lui non sapeva che cosa doveva dire l'employment. Perché? Perché no. Ecco, allora, è come se lui ci dicesse, noi gente comune, che usiamo espressioni come un account, siamo condannati da forze che non capiamo, da forze arcane, on account of the economy, no? Secondo me basterebbe questo per dire quanto ti dice del tempo in cui sta. E io ho l'impressione che la parola economy gli venga soprattutto perché gli fa proprio gioco ritmicamente una parola di quattro sillabe. Ecco, l'altra cosa che appunto che mi ha colpito in Springsteen è proprio questa sua umiltà, cioè di essere uno che è in grado di imparare, che continua ad imparare. Lui racconta lui scriveva le canzoni sui ragazzi, la strada, le macchine, no? Tra l'altro sono canzoni straordinarie, ma Darkness on the Edge of Town. No, ma basta l'immagine di dire, insomma, qui altro, è la wilderness, no? Cioè attorno a questo, è come gli indiani che circondano il fortino, no? Cioè questa, però lui è una creatura della darkness, è lei che l'ha piantato per andarsene a farsi una casa rispettabile nei sobborghi e uno stile di vita che cerca di mantenere, no? E lui, no? O se mi vuole venire a cercare qui nella darkness, no? Di aggiuntare, no? Però erano appunto sul mondo giovanile, sulle città operaie del New York, e lui dice che si rende conto di quanto sono più complesse le cose la prima volta che viene in Europa, e cioè ha questa straordinaria esperienza che, cioè, un americano che è stato all'estero non era, se non è semplicemente per fare il giro di Roma sul bus, ma è già basta, perché già si accorge per esempio che a Roma ci abbiamo le macchine pure noi, ecco. E lui torna a casa e si mette a leggere un libro di storia per la prima volta e continua. E allora The Ghost of Tom Jones è il risultato di avere letto un libro sulla crisi dei paesaggi industriali in America, tra l'altro aneddoto, Youngstown, che è una straordinaria canzone sul disastro si potrebbe chiamare IPA, no? Sul disastro dell'industria siderurgica. E lui, dopo lui aveva letto questo libro che ne parlava, e scrive la canzone con la storia di Youngstown. Poi va a Youngstown e c'è questo mio collega che dirige il centro
questa curiosissima cosa che esiste solo in America, centro di studi sulla cultura operaia dell'Università dell'Ohio, per immaginare Roma, centro di studi sulla cultura operaia, che lo accompagna in giro per Youngstown e gli dice: l'educazione è meravigliosa, però esprime il dolore, qui c'è anche rabbia. Poco tempo dopo esce il disco in concerto a New York, in cui lui fa Youngstown, Elettrica e Furiosa, dove segno che è stato a sentire uno di quelli che cosa. E l'ultimo disco, Wrecking Ball, tra l'altro mi stavo rieducando perché mi sono riascoltato questi giorni The Rising, Radio Nowhere, Human Touch, la chissà, diciamo queste cose meno incisive, no? Però insomma, sempre dicendo, se non era lui, dicevo, però questo è bravo, no? È lui, e dico, beh, ha fatto di meglio. L'ultimo, Wrecking Ball, è un disco, a mio parere, veramente affascinante, a parte la complessità delle cose che ci sono, la molteplicità dei linguaggi letterari, dei linguaggi musicali. Per quando lui ha fatto il disco The Seeger Sessions, ispirato a Pete Seeger, il grande cantante degli anni 30, che dagli anni 30 ancora oggi è, diciamo, la voce della musica popolare e della politica progressista in America, no? Io che ho fatto la tesi su Woody Guthrie, quando lui ha fatto questo disco ho detto: vedi, non ho sbagliato vita, Bruce Springsteen e Pete Seeger si incontrano come si incontrano nelle mie passioni. Ecco, in Wrecking Ball anche l'esperienza di aver fatto il disco The Seeger Session entra nell'ultima canzone. Spero che vi siete comprati i CD con i due bonus tracks, no, quello con, perché intanto l'intero disco è retto dalla figura, ecco, è retto dalla figura del disastro di New Orleans, no, del disastro di New Orleans e della necessità di cavarsela con le proprie forze, ma con le proprie forze collettive, non da soli, no? E c'è questo verso che dice: non suona la tromba, la cavalleria non sta arrivando, dobbiamo fare noi, no? E con la cultura del lavoro, con la cultura del lavoro. Poi ci sono due cose che a me mancano. Una è l'ultima canzone. L'ultima canzone è una scena cimiteriale notturna che ha a che fare con New Orleans, perché New Orleans, intervista col vampiro Docet, ma non solo quella, è una città gotica, notturna, eccetera, eccetera, la città del voodoo e così via, no? E lui descrive questo cimitero e poi dice: se noi ascoltassimo le voci, questi direbbero siamo vivi, e tu ti aspetti che sono i vampiri, no? Visto che ti sei detto intervista col vampiro e sei andato pure al cinema a vederla, no? Il primo dice, non ve lo dico nell'ordine in cui lui le dice, ma una dice: io sono stata ammazzata in una chiesa di Birmingham nel 1963, è una delle quattro bambine nere uccise da una bomba razzista nel 63 durante il movimento per i diritti. Un'altra voce dice: io sono morto nel deserto, cercando di attraversare il deserto dopo aver lasciato i figli in Messico. Quindi 20.000 immigrati. Ma quella più impressionante di tutti è la prima: io sono morto nel 1877 quando i ferrovieri hanno scioperato. Allora, ai diritti civili e all'immigrazione basta leggere i giornali, cioè. Ma sapere che c'è stato uno sciopero generale nel 1877, cominciato, mi pare che dice pure in Maryland, cominciato in Maryland dai ferrovieri, beh, bisogna che ti sei letto alcuni libri di storia del movimento operaio, che non tutti li leggono, perché a scuola non te lo dicono. No? E quindi vuol dire che ti sei andato a documentare. E poi l'ultima canzone ripiglia una canzone di immigrati che lui ha imparato in un disco di Pete Seeger. Ed è una canzone che comincia dicendo: ma che è questa terra che chiamano America? Perché tutti ci vanno? Anche io che sono giovane ci andrò. Nella canzone di immigrato slovacco lui arriva a Back Eastport, vicino Youngstown, e muore in fabbrica, e quando la moglie e i figli arrivano per ricongiungersi trovano solo la sua tomba. Qui no, qui lui poi fa tutta un'altra strada e descrive tutti quelli che arrivano, e a un certo punto c'è, e per dire, e come li trattiamo questi che arrivano? No? Che rapporto ci abbiamo con questa gente? E c'è a un certo punto che lui fa un elenco di cognomi,
è un cognome irlandese, è un cognome americano, è un cognome italo-americano, Zerilli, che è il cognome di sua madre, nel senso che lui in questa storia ci si mette personalmente dentro. Questi che sono venuti in America, ecco, io ecco. Quindi, cioè lui tocca con il linguaggio della musica, il linguaggio del rock, non voglio dire, tutta un'altra storia. Noi qui a Roma avremo due grandi momenti, l'11 arriva Bruce e io per tre biglietti. Essendo che ci avevo i biglietti per il concerto di Firenze, me li sono persi. E il 7 viene Leonard Cohen. Leonard Cohen è un poeta che fa musica, no? Ed è meraviglioso. Tra l'altro, questo non me lo posso non raccontare perché è troppo divertente questa storia. Sono in facoltà, squilla il telefono, è l'ufficio culturale dell'ambasciata canadese. Possiamo parlare con il professor Lombardo? Stiamo parlando. Prego. Passo il professor Lombardo e gli dicono: c'è qui un poeta canadese che è di passaggio a Roma, pensavamo se poteva venire a fare una cosa all'università. Il professor Lombardo non ha mai sentito nominare questo poeta canadese, però è uno aperto a tutte le possibilità. Dice: perché, certo, venga, venga. Quando questo arriva, scendiamo all'aula prima di lettere. E ci sono i ragazzi arrampicati sulle alle finestre e lui non capisce perché. Poi questo poeta canadese piglia la chitarra, canta Suzanne e Agostino Lombardo, che era un pieno, dice: siete contenti che ve l'ho portato? Voglio dire, noi possiamo misurare la Marcon sulla base dei canoni letterari e non solo, perché poi è una gran voce ed è bellissimo. Springsteen sta proprio grazie a tutti.